Guarda, qui c'è la cassaforte. Ti faccio vedere tutta la documentazione che io ho fornito alla DDA Catanzaro. Tutto, anche le parole. Hanno arrestato un poliziotto dell'amministrativa della questura di Vibo. Hanno arrestato due persone che mi hanno fatto usura e un altro che mi ha minacciato di morte. Forse gli davo fastidio perché il mio lavoro lo facevo molto bene. Ecco, tu a chi davi fastidio? Beh, alla concorrenza, diciamo. Ma erano personaggi vicini alle cosche Sì, locali? erano personaggi vicini alle cosche locali, sono personaggi che, diciamo, alcuni poliziotti e funzionari erano a conoscenza di questo tipo di discorso gestionale, cioè da me venivano 3-4 volte al mese per controllare l'istituto, da loro non andavano. Da me venivano a controllare se funzionavano le radio e da loro non andavano. Ho denunciato delle angherie da parte di alcuni funzionari nella questura, poliziotti. E subito i controlli perché era piccolino il mio istituto, però ho avuto un giro di 40 guardie giurate perché venivano minacciate dalla mafia, dalle persone. Quindi chi lavorava per te veniva minacciato da Minacciate loro. per, ecco, e andavano questi signori dai vari miei clienti, va bene, per togliermi il lavoro. Mi hanno massacrato. A me, alla questura, a me, mi hanno massacrato. Io mi sto assumendo le mie responsabilità. In che senso ti hanno massacrato? E perché ho denunciato? Gli dicevo determinate cose, non ha mai preso provvedimenti. Cioè, i provvedimenti li sta prendendo Catanzaro. E perché è giusto che si denunciano le cosche? Perché non si può vivere sotto la presenza della mafia o dell''ndrangheta o della camorra. A me mi hanno tagliato le gambe, non mi hanno fatto più lavorare. Il 55% l''ndrangheta, il 45% l'istituzione. Perché ci sono degli uomini corrotti che sono affiliati, diciamo, alla mafia. Quando io andavo a denunciare alla questura di Vibo Valentia, va bene, le mie denunce già le sapevano i mafiosi. I Mancuso comandano, però perché comandano secondo? Comandano perché glielo permettiamo noi di comandare. Allora, io mi sono ribellato. Tu vuoi restare in Calabria o... No, 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 io non voglio stare, io rimango. Perché la mafia si combatte in questa maniera? Rimanendo sul territorio e le istituzioni, invece di alcuni funzionari che rimangono seduti dietro la scrivania e chattare su Facebook, si devono alzare il culo della sedia a vedere quello che devono fare. Oggi, se non è per la scorta o per qualcuno, per la Caritas, io muoio di fame. Lo Stato non è stato vicino dal punto di vista economico. Lo Stato è stato vicino finché io ero in protezione. Poi? Poi basta. Hai paura tu? Certo che ho paura. Ho